La gang della cocaina, la bamba, come la chiamano quelli che se la passano, va forte. È un grande business che investe il mercato della Vicenza bene e della Vicenza male, davanti alle scuole come negli anfratti di Campo Marzo. Gran parte della polvere bianca sniffata in città viene trafficata dalla gang italo-albanese che ha affari in tutto il nord Italia. La compra e la rivende ai clienti fidelizzati, quelli sicuri, buoni pagatori che tengono la bocca cucita. Altrimenti sono guai. La gang conosce il linguaggio della violenza, intimidisce, aggredisce, minaccia chi non salda i conti aperti. E poi ci sarebbe lui, l'ex dirigente della squadra mobile, che dicono strizzi l'occhio e in cambio di un po' di cocaina aiuterebbe, lubrificherebbe i meccanismi, falsificando alcune carte per evitare la sospensione della patente di guida al capo della banda e agevolando i permessi di soggiorno per 4 ragazzi della gang venuti clandestini dall'Albania, spacciati per collaboratori di giustizia. Ma la bolla esplode perché la cocaina è sempre una cattiva amica. La gang viene fatta a pezzi dai provvedimenti della procura che ordina le manette per il boss dei trafficanti albanesi. Anche lui, il funzionario di polizia, finisce nei guai, sospeso e indagato per omissione di atti d'ufficio e falso in atto pubblico. Era il 2016. L'operazione degli investigatori della Questura di Vicenza si conclude oggi con 15 persone deferite a vario titolo per i reati di vendita e detenzione di sostanze stupefacenti, estorsione, corruzione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Una brutta storia che ora passa ai giudici, chiamati a mettere l'ultima parola su queste accuse per stabilire la verità, le pene, la giustizia. Per chiudere una delle pagine buie di Vicenza, la gang della cocaina finisce così, questa finisce così, ma chissà in giro quante altre ce n'è.